Ciao a tutti, eccoci la borsa per le donne che è arrivata finalmente. Adesso abbiamo in dotazione, vi faccio vedere com'è fatta. All'interno è rivestita con un tessuto, sui fianchi c'è una protezione che non fuoriescano gli oggetti. All'interno è abbastanza capiente, è fatta in questa maniera qua. Allora, qui abbiamo la chiusura, il manico che è abbastanza comodo, e per appenderla sulla spalla è fatta così. Ok, adesso vedo un attimo cosa vado ad applicare come il mio disegno, ragiono un attimo su cosa voglio vedere e dopo possiamo iniziare. Ok, per iniziare mi basta questa base qua. Leggo la cordina al manico in modo tale che non mi dà fastidio mentre intaglio. Prima faccio il taglio dall'esterno, qui devo stare parecchio attento perché la parte è abbastanza smussata, perciò devo prestare attenzione. Le mie dita sotto sono ben appoggiate, reggono bene la sgorbia. Ora vado piano perché sto uscendo, perciò il rischio è molto alto che la sgorbia e il coltello mi scivola, perciò vado piano, controllando bene il coltello. Ok, ora che sono uscito posso procedere. Ok, ora passo a eliminare il contorno.
Ok, ora passo pure questi rombi qua. In questa maniera qua li faccio tutti e quattro ora. Ok, la stessa cosa facciamo pure con questi. Ok, la nostra base sull'intaglio è questa. Ora bisogna sviluppare il disegno, l'intaglio. Cosa si può fare? Farei con un semicerchio questi tagli qua. Da tutti i lati. Li farò in modo che la punta arriva fino a qua, da qua in poi.
Ok, facciamo anche l'altra parte. Qui cerchiamo di mantenere più o meno tutte le parti uguali, con la stessa curvatura, diciamo. Arriviamo fino a un punto dove abbiamo fatto con la matita qua. Ok. Viene da fare questi tagli qua, sempre con il semicerchio. Anche qua dobbiamo farli la stessa dimensione, diciamo. Perciò vedo che questa qua è un po' più meno bassa, perciò vado ad abbassarla un po'. Inizio già a prendere forma. Allora adesso bisogna vedere cosa fare con questi spazi qua. Allora. Sono pure. Per adesso li possiamo anche lasciare così, che man mano che andiamo avanti vediamo come fare. Allora, adesso sviluppiamo queste aree qua. Mi viene da fare questo taglio qua. In questa maniera.
li faremo uguali da tutte le altre parti. Allora, pure qua faccio un taglio con un semicerchio qua dentro. Ok, allora ho pensato che farò questa entrata qua. Da tutte le parti. Proviamo.
Ora farò il taglio qua così e entro con un semicerchio qua dentro. E qui facciamo una centrale. In questo modo qua. Ok, ora prima di passare su questi punti piani andrei a formare bene l'intaglio dentro in ogni passaggio del semicerchio. E cosa vuol dire? Vado a prendere la misura ancora più piccola e vado a dare la profondità. Dopodiché prendo un angolare e vado a formare il disegno con angolare all'interno. Così, una volta che noi abbiamo passato con semicerchio di taglia più piccola,
Ok, e così una volta che abbiamo passato con angolare, dopo questi bordi qua li andrò a eliminare, a unire diciamo l'intaglio, perciò cambierà ancora la sua forma. Ok, li completo velocemente pure gli altri. Abbiamo questo risultato. Facciamo la stessa cosa sulle altre parti.